Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo mio canale, qui parla Simdan 2000 e oggi ragazzi siamo tornati su Batman Arkham City per il 19° episodio. Mi raccomando ragazzi, come in ogni episodio, vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale perché è fondamentalissimo, ma soprattutto ragazzi, attivate la campanellina per non perdervi le prossime notifiche. Fate tutte queste premesse ragazzi, direi che possiamo andare avanti, let's go! Dunque ragazzi, se vi ricordate, nell'ultimo episodio siamo arrivati qui, in questo punto, in cui, come potete ben vedere, il protocollo 10 è entrato in vigore. Infatti vedete tutti quegli elicotteri che stanno praticamente distruggendo tutta Arkham City. Perché sì ragazzi, è questo il protocollo 10. Alla fine siamo venuti a sapere che, ma più che altro abbiamo scoperto che il protocollo 10 è una misura estrema per uccidere tutti i criminali di Arkham City. Ma soprattutto distruggere Arkham City per, diciamo, purificare, come ha detto Hugo Strange, per purificare tutto, diciamo, tutta la sporcizia di Gotham City. La sporcizia, ovvero, i criminali di Gotham City. Quindi noi dobbiamo assolutamente fermarlo. Anche se però, nell'ultimo episodio, noi siamo stati salvati da Catwoman, perché sì, Catwoman alla fine ha deciso di salvare Batman, invece che andarsene col bottino che ha recuperato dalla cassaforte. Però Batman ha intenzione di andare a salvare Talia da Joker, perché ricordiamoci ragazzi che Talia ci ha salvati. Ma Alfred e Oracle si sono opposti. Infatti il nostro obiettivo principale è andare da Strange e fermarlo. E poi penseremo a Joker e Talia. Prima che diventi immortale, perché sì, adesso Joker può diventare immortale. Quindi a questo punto ragazzi sbrighiamoci. Andiamo e dimostriamo a tutti che Batman è il vero e unico immortale di tutti. Boom! Tori! Andiamo! E all'attacco! E opla! Perfetto, colpo sulle batchiappe. Ok, entriamo subito. Tra l'altro ragazzi, abbiamo anche ottenuto i codici di accesso Tiger nell'ultimo episodio da uno degli elicotteri. Quindi a questo punto possiamo entrare. Molto bene. Entriamo subito. Iniziamo la nostra scalata verso la Wonder Tower. Ok. Centro di inserimento di Arkham City. Ok, utilizziamo subito questo qui. Bene. Lì vedo praticamente un altro dispositivo. Vediamo un po'. Potrebbe esserci qualcosina. Vediamo un po'. Siamo entrati qui dentro adesso. Allora, entriamo qui. Cosa c'è? Allora, qui non vedo niente. Ah, è uno degli enigmi qua dell'enigmista, appunto. Quindi serviva soltanto per questo questa porta. Ok, allora deduco che non dobbiamo andare da questa parte. Vediamo un po'. Forse dobbiamo scendere, controlliamo. Allora, forse dobbiamo andare di là. Però voglio vedere un po', voglio ispezionare bene l'ambiente. Ragazzi, guardate qui, tutte queste. Queste sono tutti i criminali di Arkham City che sono morti per colpa di Strange e del protocollo 10. Dato che comunque vi ho detto, era questo l'obiettivo di Strange. Ovvero, qui cosa c'è? Solo quello, no? Apriamolo. L'obiettivo di Strange praticamente era dare delle armi ai criminali di Arkham City per avere la scusa che qualcuno stava, diciamo, trafugando delle armi molto potenti all'interno del carcere. Quindi è stata questa scusa per attivare subito il protocollo 10, per, diciamo, utilizzare una cosa un po' più svelta. E Batman però non può permettere che tutte queste persone muoiano, quindi andiamo. Eccoci. Che succede? Si dirigevano verso la rete di gallerie sotterranee. Quelle guardie Tiger hanno bastoni stordenti. Se le attacco alle spalle non mi Faremo colpiranno. sapere quando saremo pronti a trasferirli al braccio della morte. Affermativo, comando. Aiutateci! Aiuto! C'è nessuno! Quindi questi qui stanno cercando di Stai scappare. fermo! Ma senti, ma state zitti per favore. Affanculo, ah. Ok, quindi così. D'accordo. Ok, vai. Ci sono io, non vi preoccupate. Vai. E oppla. Quindi così devo schivare. E oppla. Fermo lì, Bene. Batman. Che succede? Dobbiamo parlare. E sapevo che non saresti Strange. riuscito a vivere con l'idea di essere responsabile della morte di questo poverino. Ho una Resisti, domanda bello. da porti. Prima del mio arrivo, la città Oh. affogava sotto un'enorme ondata di spirito. Hai mai considerato il fatto che tutto questo sia colpa tua?
La tua presenza dà vita a questi animali, che come germi si spargono. Hai creato un ambiente in cui possono mutare e diventare più forti. Pensa, Joker, potrebbe forse esistere lui senza di te. Deve essere deprimente. Hai fatto tanti sacrifici, eppure la colpa è soltanto tua. Ah, che meraviglia! Abbiamo finalmente sconfitto il grande Batman! Presto, prenderò il posto che mi spetta al fianco del mio maestro. Insieme domineremo questo mondo. Perciò ti ringrazio, Batman, per il tuo grande aiuto. Ora, uccidetelo! Ma tu non sai cosa succederà appena ti prenderò. Diamo il via alle danze allora, coraggio. Senti, ma sti quattro Tiger sono 10.000 volte più potenti, più abili dei criminali, cioè colpiscono in un modo rapidissimo, sapete che sono allenate. Adesso vedremo subito quanto siete forti. Bene, passiamo avanti, fammi vedere un po'. Tra tanti nemici tu devi prendere per forza questo con lo scudo, Batman, complimenti. No, mi spiace, ma no. Senti, questo non ti serve, va bene? Lascialo andare. Ok, vieni qua tu bello. Perfetto, avanti, colpitemi tutti e due, che io vi contrattacco tutti e due. No, mi dispiace. Olè. Tra l'altro vedete anche la nostra super battuta, ragazzi, come ormai si è deteriorata completamente. No, oh, ma siete velocissimi a colpire, E guarda, cioè proprio incredibile. Questo non ti serve, serve a loro. Ecco. Ok. Ma guarda un po', guarda. Manco. Senti, ma hai rotto un po' le scatole, perché non te ne vai un po' a dormire? Questo non ti serve. Ok, vieni qua tu. Ok. Tu invece, ecco, sulle bat palle, un bel bat pugno. Te ti rompiamo il braccio. E tu, un bel bat calcio. Fine. Ok. Visto che roba, li ha battuti tutti. Sforzo inutile, cavaliere oscuro. Dove sei? Non puoi fermarmi. Su quegli animali pioveranno fuoco e fiamme. Ma già stai bevendo fuoco e fiamme, Strange, con quel protocollo 10 che hai creato, ci credo. Voi state bene? Mi dispiace, so che non avrei dovuto, ma là dentro è il caos. Strange ucciderà tutti quelli chiusi qui dentro, lo chiama protocollo 10. Cosa vuoi che facciamo? Aspettate qui, io vado da Strange. Infatti. Vaffanculo a te, ecco, mi tira un po' lo schermo, tieni. La tua cazzo di faccia non la voglio vedere. Allora, vediamo un po'. Ok, adesso andiamo da Strange. Vediamo un po' qua che c'è, allora. Qua dentro. Vediamo. No, mi sembra che non ci sia nulla, solo documenti qua, penso che sia... Questo è il centro in cui lavora Strange. E tra l'altro poi ragazzi, se vi ricordate questa parte in cui siamo, qui... È la parte iniziale del gioco, dove siamo entrati in Arkham City, se vi ricordate. Eravamo proprio qui, eravamo rinchiusi in quella stanza. Aspettate, vediamo un po', prima qua che c'è. Poi il trofeo dell'enigmista, vabbè. Ok. Se non sbaglio mi sembra che eravamo rinchiusi in questa stanza, vediamo. Sì, in questa qua, ragazzi, se vi ricordate stavamo seduti proprio qua, vedete? Adesso, però non siamo più Bruce Wayne, siamo Batman! Le spacchiamo tutto, sì. Vediamo un po' che altro c'è. Io appena vedo una luce verde sono quasi sicuro che si tratta di un trofeo dell'enigmista. Vedete? C'era questo gancio qua, il pavimento. Non so se questo è sangue oppure è sporco. Comunque qua tutti gli attrezzi utilizzati, tutti sporchi qua di sangue. Perché sapete com'è, qua Strange chissà quanti possiamo dire, quanti esperimenti avrà fatto sui pazienti. Perché lui comunque in ogni caso è uno scienziato, uno scienziato proprio, no, uno psichiatra possiamo dire, o uno psicologo, non so come definire esattamente Strange. Comunque è anche lui un po' pazzerello, eh. Ecco, ad esempio, vedete, questo è un tipico esempio di guardia Tiger che è stato, secondo me,
è studiata proprio da Strange. Secondo me questo è da analizzare. Che culo, infatti è proprio da analizzare. Stiamo un po' studiando Batman. Sì. Vabbè. Beh, poi tra l'altro qua, durante le missioni secondarie ho fatto un po' di robetta qui con le missioni dell'Enigmista. Infatti guardate qua, ho sbloccato un bel po' di audio e tutto quanto. Ma è solo un personaggio da sbloccare, chissà chi è. E comunque è stato davvero, è comunque una bellissima avventura qui con Batman Arkham City. Davvero fantastica. Io spero appunto ragazzi che vi sia piaciuta e vi stia piacendo davvero tuttora, davvero. Sono molto orgoglioso di voi. Ok, mi immagino che qua dobbiamo andare, quindi a questo punto andiamo subito. Eccoci qua, strade crollate. Siamo tornati nelle fogne, un altro passaggio delle fogne. Ci sono molti passaggi qua delle fogne in Arkham City. Ok, eccoci qua. Dunque, adesso vediamo un po' dove dobbiamo andare. Allora, immagino di qua. Oppure non, aspetta, vediamo un po' se c'è qualcosa di qua. Vediamo tramite l'acqua, quant'altro. Allora, e ancora voi. Vediamo un po' qui in alto. Allora, qui mi sembra che non ci sia nulla, mi pare. Ok, allora vediamo un po'. Utilizziamo questo. Aspettiamo, andiamo un po' di qua. Del rampino dove mi porta. Ok, di qua, di qua. Aspetta un attimo. Devo ispezionare bene l'ambiente. Lancia cavo, tu cosa mi dici? Cosa c'è di là? Ma cosa c'è? Un altro te. Tu sei grappato? A questo punto ti faccio andare subito. E ti prendo pure. E ti credi che non ti prendo? Ecco qua. Solo che qua c'è un po'... Queste sono veramente strade crollate. Queste sono le strade crollate di Wonder City, quelle che abbiamo visto quando abbiamo affrontato la Ra's al Ghul. Ragazzi, mi raccomando, se vi siete persi gli episodi precedenti, dateli a recuperare, che ho visto... Tra l'altro questa serie vi è piaciuta moltissimo. Allora, dunque. Vediamo pure questo. E qua un po' il senso di orientamento si perde un po'. Proviamo ad andare di qua, che mi sembra che stiamo andando... Ecco, forse di là, Batman, forza, coraggio. Ok, beh... Non ti... Supplico, non cadere! Meno male che esiste il rampino, Batman. Meno male che esiste il rampino. Allora, adesso qua dove... c'è questo da rompere. Beh, io penso di stare andando nella direzione giusta comunque, perché di là mi sono un po' perso. Allora. Ah, ma come sembra che... Ah, ma qua siamo tornati a Wonder City, perché sì, mi ricordo questa parte. C'era questo trofeo che non si poteva prendere. Batman, guardate quanto è figo. Andiamo. E infatti, ma chi abbiamo qui? Ho promesso di tornare. Ci hai messo parecchio. Qui è un macello. Prima sono arrivati gli uomini di Joker ad accamparsi. Ho fatto come hai detto, mi sono nascosta, ma... Cos'è successo? C'erano delle guardie. Insomma, quelle che lavorano per Strange. Sono arrivati e hanno iniziato a uccidere tutti. Un bagno di sangue. Si direbbe che Strange provi a coprire le sue tracce. Sembri brava a nasconderti. Resta qui e continua a farlo. Sistemerò le guardie in quella stanza. Ah, quindi avete capito. Quindi gli uomini di Joker erano di qui a nascondersi. Questo è l'ultimo. L'area un posto di loro. Tiger 43 a torre, stanza sigillata. Detenuti neutralizzati. Ottimo. Il protocollo 10 procede spedito. Stiamo entrando nella fase finale del protocollo 10 e vorrei congratularmi con tutte le forze Tiger per l'ottimo risultato raggiunto. E ti guarda affanco, ma chi cazzo mi ha visto? Ma dai! Ma per piacere, ma dai che stiamo nascosto qua. Secondo le mie proiezioni, tutti i detenuti di Arkham City saranno morti entro 3 ore. Guarda un po', ma se trovo quello che mi ha visto, se lo trovo. Entro la fine del mese... Anche Keystone e Metropolis apriranno campi di internamento sul modello di Arkham City. Potete andare fieri di aver partecipato a questa impresa. Siamo la soluzione che il mondo cercava. Siamo il futuro. Siete solo dei rompicoglioni di prima categoria, voi. Guarda come sono eliminato i tuoi uomini, guarda. Ho perso il bersaglio.
L'hai perso il bersaglio. Ha annientato uno di voi imbecilli. Forza! Vittima, alla mia posizione! Sì, infatti ce l'ho invece lui. Uno di voi imbecilli. Vieni qua, te, vieni, vieni. Contatto! Mi piace troppo questa. Questo soundtrack. Beccati questo stronzo! Esplodi con la mina che hai messo tu. Un'altra vittima alla mia posizione. Sì, guarda questa di vittima invece, guarda. Bersaglio avvistato. Bersaglio avvistato, bersaglio avvistato, eppure scomparso il bersaglio, guarda. Bersaglio perso. Guarda. Che non riuscite più a prendermi, Beccati questo, vai. Ah, Super Batarang. Bell'attacco il Super Batarang. Ah, ma ce n'è ancora un altro. Dove si trova l'altro? Guardate parecchi, Sentite la soundtrack, ragazzi, che figata. Guardate, invece, sai che rifaccio? Dato che tu sei il fortunato, bel KO travolgente. Ecco. Fine. Mesi di addestramento e ancora fallite contro Batman. È inaccettabile. Mesi di addestramento buttati praticamente. Sei dove praticamente. Ecco. Sai questi mesi di addestramento dove li hanno buttati questi? Nel gabinetto. Per non dire un'altra parola, perché io sono un signore, non sono volgare. Allora, vediamo un po'. Qua dove si andava? Ah, di qua si andava dove dobbiamo. Siamo stati la prima volta. L'estremo ospite mi sembra che c'era un altro passaggio qua, che però non poteva aprire. Non so se adesso possa aprire. Posso vedere un po' qua dove si andava. Ora che abbiamo questi codici Tiger, ragazzi, possiamo andare. Possiamo dire che abbiamo tutti i potenziamenti di Batman. Ah, ancora questo. Di qua possiamo andare? No. Vabbè. D'accordo. A questo punto direi che possiamo andare dove eravamo l'ultima volta. C'era l'ultima volta, possiamo andare avanti. E stiamo andando anche bene, giusto perché comunque il nostro obiettivo si trova di qua. Va bene, quindi dobbiamo utilizzare il sequenziatore criptografico. Qui, dove lo stiamo usando. Lì, d'accordo. Ah, quindi praticamente. Ah, sono questi detenuti che si erano accampati. Quindi ciò che, infatti, sono tutti deceduti. L'infermiera, lei ragazzi, ci ha detto che gli uomini di Joker, o magari anche dei detenuti, si erano accampati qui per evitare al protocollo 10 e tutto quel massacro. Però gli uomini di Strange sono arrivati qui e li hanno praticamente ammazzati, perché giustamente il loro obiettivo, il loro compito è quello di eliminare tutti i detenuti, appunto, di Arkham City. Diciamo che in questo momento siamo anche noi dei detenuti di Arkham City, quindi infatti. Non so se l'ho fatto vedere nel precedente episodio, ma se uno degli elicotteri Tiger ci guarda, ci inizia a sparare, quindi siamo anche noi detenuti. Bene, andiamo. Sto arrivando, Strange. Cosa credi? Non può. Entro ogni singolo fluido che marcerò fino a Villa Street. Trascinerò il tuo fedele maggiordomo per restaurare di cosa. E lo costringerò a raccontare la tua vita. Il mio esperimento con Arkham City è un successo. E tu mi pregherai in ginocchio di aver fatto. È finito di straparlare Strange? Cioè, non farei proprio niente, non farai. Che adesso sto arrivando? Ok, siamo fermati qua. Ok. Ponte di osservazione. Aprite la porta dell'ascensore. Ok. Quando si apre la porta, uccidi tutti nell'ascensore. E se è uno di noi? Altro di questi colpi. Non lo è. Il comando dice che è Batman. Ah, dice il comando, Beh, colpo in carica. Apriamo le porte. Fuoco! Fuoco! Quindi tocca a me! Bam! Io sono qui! Non mi hai visto? Ero qui. No, senti, allora, giù già non iniziare a rompere le palle. Ecco. Questo non ti serve.
Questo invece ti serve. No, no, vieni qua. Niente armi. Il combattimento, le armi le posso usare solo io. No. Ok. Boom. Poi... Batman, non interrompere sta co... Boh. Vabbè, capite. Devo essere per forza serio con voi. Un po' di sano pestaggio ci vuole, ma... Tu... Vuoi farti un bel riposino. Tu neanche ci vedi, non mi spari. Uff, bene. La scansione termica dell'aria rileva okay. 15. No, 17. D'accordo, vittime. Altro di questi cosi. Vabbè, prendiamo. Ok, ragazzi, allora. Cioè, guardate qua che panorama che abbiamo di Gotham City, Arkham City. Cioè, questo gioco pure, nonostante sia uscito nel 2011, ha una grafica veramente spettacolare, veramente. Batman ha sempre avuto un'ottima grafica. Inoltre, cioè, guardate, Arkham City che in rovine, cioè, tutti gli elicotteri che praticamente la stanno distruggendo, stanno uccidendo i criminali lì, una cosa incredibile. Dobbiamo assolutamente fermare Strange, ma proprio subito. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Va bene ragazzi, dunque, a questo punto io direi che questa 19ª parte di Batman Arkham City può concludersi qui, eh. Lo so, vi lascio un po'. Vi sto lasciando un po' troppe volte così in sospeso, perché so che volete sapere anche voi come va a finire. Ma non vi preoccupate ragazzi, perché nel prossimo episodio lo scopriremo insieme. E quindi direi che questo episodio di Batman Arkham City può concludersi qui, eh. E come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi raccomando sempre di lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, condividete e soprattutto attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Detto ciò ragazzi, direi che a questo punto noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!